Ciao amici, ciao amiche. Vi voglio fare una domanda. Sarei contento che magari poi sotto, magari nei commenti, scrivete cosa ne pensate di questa cosa che io sto per chiedervi. Però prima vorrei fare una piccola premessa, cioè, parliamo un attimo. Dunque, ogni tanto metto questi scenari sottofondo, per dare un po' di ambientazione, sai, per ricordarci che il mondo un po' insomma esiste, non esistono solo le quattro mura di una stanza, ecco. Poi, ah sì, beh, ringrazio tutte le persone che sono andate a visitare il video musicale della mia nipotina, figlia di mio fratello, logicamente. E l'hanno incoraggiata, gli hanno fatto i complimenti, gli hanno detto cose carine, sono veramente felice che abbiate apprezzato la sua spontanea, diciamo, manifestazione artistica. Lei da sempre ha amato la musica, ecco. Per questo dicevo, ha preso un po' di me. Vi ringrazio immensamente, veramente. Penso che gli abbia fatto molto piacere le cose carine che avete scritto e non solo, penso che abbiate dato una mano a incoraggiarla, a portare avanti questa vena artistica che si è manifestata molto, molto carinamente. Grazie, grazie veramente. Ah, a proposito, colgo l'occasione dell'esempio di mia nipote, no? Perché la domanda che volevo farvi è un po' questa. Per esempio, tempo fa io ho detto che io ho utilizzato un po' dei miei risparmi, e anche diciamo un bel po' dei miei risparmi, per farmi conoscere su YouTube, nel senso che facevo i video e poi mettevo lì in un angolino, mettevo in pubblicità. Cioè, allora, se tu paghi YouTube, a volte YouTube mette in alto i tuoi video. Grazie a questo ho raggiunto molte visualizzazioni in alcuni video, a partire dai quali poi le persone hanno pensato, ma fammi andare a vedere cosa dici, hanno cliccato e grazie a questo oggi siete più di 21.000 persone iscritte al mio canale. Poi che seguite veramente, penso che sarete un 2.000 persone, ecco, più o meno. Però la proporzione diciamo da 10% degli iscritti, in genere è un pochino così, il 10% degli iscritti segue, è un po' una media normale questa. E tempo fa mi avevano detto, dice, ma no Maurizio, ma tu non devi spendere i soldi, basta che tu abbia dei buoni contenuti. Io i buoni contenuti, sono anni e anni che ho i buoni contenuti. Però quando io pagavo la pubblicità del mio canale arrivavano iscritti. Poi ho finito i soldi per pagare la pubblicità del mio canale e gli iscritti sono rimasti a 21.000. E ormai mi sa che moriremo lì a 21.000, cioè il canale muore a 21.000 iscritti, cioè rimasti lì fissi proprio 21.000. E non cresce, non c'è niente da fare. Allora, ricordando questo concetto, dici no, Maurizio, tu non devi spendere i soldi per queste cose, basta fare dei video di qualità, no? Ma non è vero, ma io i video di qualità da mo' che li faccio. Infatti ogni tanto qualcuno, diciamo, anche conosciuto, si accorge delle cose che dico io, dice, ah sì, questo dice che mo' ce la penso io, e mi fregano i concetti e poi li pubblicano come se fossero loro scoperte. Va bene, possiamo, diciamo, anche chiudere un occhio su sta cosa, non è che sia. Però per dire, non è vero che tu basta che sei bravo, poi su YouTube tutti quanti conoscono quello che dici. No, è vero. Per esempio, l'esempio banalissimo, cioè mia nipote che non è brava, brava, però chi la conosceva? Ma nessuno, ma chi la conosceva? Come facevano a conoscerla, scusa? Magari voi l'avete conosciuta perché io vi ho detto, guardate un po' mia nipote come suona, come canta. E poi si è andati a vedere, ma questo perché qualcuno che già aveva un canale, diciamo,
un po' conosciuto, il mio, ha detto: guardate, c'è questa ragazza che è brava. Non basta essere bravi. Se tu non hai qualcuno che ti presenta alla società, non vai lontano. Per esempio, il mio canale, no? Ma se avesse una pubblicità alla radio, in televisione, e le solite pubblicità sui giornali, sulle riviste, in internet, capito? C'è la pagina, c'è fuori Maurizio Fedeli, divulgatore. Io sta cosa non ce l'ho perché costa, costa, capito? Oppure dovresti avere un amico molto famoso, molto, uno che ha, che ne so, mezzo milione di iscritti, e dice: oh, guardate che dice Maurizio. Allora, ecco lì che molta gente si incuriosisce. Però, diciamo, questi grossi canali in realtà non è che nascono da soli. Vi faccio un esempio banale. Allora, Rita Thunberg, no? Conoscete? Quella ambientalista, ragazzina ambientalista, che poi è rimasta antipatica a tutti perché, però diceva cose abbastanza giuste: noi dovremmo rispettare l'ambiente, noi dovremmo cercare di non distruggere l'ecologia, noi dovremmo stare un pochino attenti, amare la terra. Diceva cose carine, però è stata proposta un po' male questa cosa. In ogni modo è conosciutissima, ma chi è che non la conosce? Tutti l'abbiamo vista conosciuta. Perché? Perché dietro c'è qualcuno che finanziava la divulgazione di Greta Thunberg, capito? C'è chi dice Soros, c'è chi dice Rockefeller, roba del genere, però insomma è importante che qualcuno c'era, tant'è vero che è famoso in tutto il mondo. Se io pure avessi qualcuno che mi finanzia, ma che io non sarei famoso in tutto il mondo? E lì si entra in un altro capitoletto. A me d'essere famoso in tutto il mondo non me ne può fregare di meno. Anzi, io quando ho cominciato la mia divulgazione, io volevo non apparire, cioè personalmente, io volevo semplicemente scrivere dei testi, dei blog, delle cose, mettere anche un pseudonimo così. Nessuno mi avrebbe detto bravo Maurizio, così io potevo fare una vita privata tranquilla. E però poi quando io ho detto: ma qui però bisogna fondare una religione, perché le religioni distorcono molto la verità, io invece ci tengo a dire la verità, e quindi devo fondare una religione. Infatti la mia è l'unica religione che parla di cose concrete, razionali, scientifiche. Però per fare una religione devi essere tu, con nome e cognome, cioè non puoi usare uno pseudonimo. Diciamo, beh, allora a questo punto tanto mi conosceranno tutti lo stesso. Allora ecco lì che appaio in prima persona, ma io avrei preferito non apparire, anche perché l'ho spiegato. Io poi vorrei una vecchiaia tranquilla con mia moglie, io, mia moglie, insomma. Ormai sono vecchietto, ma a me che me ne frega di essere famoso? E lì sorge un altro problema. Per esempio, un amico, una persona che mi segue, ha detto: Maurizio, tu dici tante cose belle, però sei antipatico. Alla fin fine il succo, sei antipatico quando tu dici che io qua, io là, io ho scoperto questo, io, capito, sono il papa di una religione. Vabbè, però, momento, allora, non mi conosce nessuno, nessuno mi pubblicizza. Nessuno parla di me, ma se non ve lo spiego io che la mia teoria sulla fisica è importante, è da Nobel, ma non perché l'ho fatta io, perché è da Nobel. Se l'avesse fatta il vicino di casa, un russo, un americano, un giapponese, io direi che questa teoria è da Nobel. Ma perché l'ho fatta io non lo posso dire che è da Nobel. Dice: no, tu devi fare il modesto, perché sennò poi dopo la gente ti detesta. Ma io sono modesto, ma a me. Io vi sto dicendo la verità non deve essere né esagerata né sminuita, capito? Questa cosa di essere modesti l'hanno inventata i potenti della storia, perché molto spesso il potente della storia diceva: questo è più bravo di me. Ah, no, 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 devi essere modesto perché sennò, capito? Quando qualcuno si facevano rode, capito? Se c'era qualcuno più bello, più intelligente, più bravo, che suonava meglio, che scriveva meglio, no, tu devi essere modesto. Praticamente il non apparire, essere sottomessi, capito? Tu devi essere sottomesso, devi essere modesto. E no, pare brutto che tu che fai, capito?
Allora, la modestia è un modo per reprimere le persone. Io dico la verità, io dico la verità, capito? Io non dico sono bravo, non sono capace, sono capace, io non dico niente, io dico la verità. Io ho fatto una grande scoperta a livello scientifico sulla fisica, lo devo dire, è una scoperta da Nobel, sì, è vero, e poi devo dire, ho fondato una religione, sì, sono il massimo esponente di questa religione, è la verità, ma non è che io me la tiro, diciamo, me la stattinavo, io ho detto, ma chiamatemi Maurizio, Maurizio, mandatemi a quel paese, fate quello che vi pare. Per me non è importante essere importante, per me è importante dire la verità. E se io ho fatto una grande scoperta nella fisica, che faccio? No, devo dire. E poi certo che a voi, venivo a avvisare, guardate, questa è una scoperta importantissima, importante, importantissimo che voi sappiate che questa è una scoperta importantissima perché sostiene le basi di un'intera cultura. Di un'intera cultura non più fatta di bugie, non più fatta di cretinate, addirittura sostiene questa religione, che è una religione vera, che parla di scienza, di cose razionali, cose concrete, spiega il senso dell'esistenza, una base. Quando mai una religione ha avuto una base del genere? Io l'ho detto, il Papa dovrebbe avere, non dico il Nobel in fisica, ma almeno dovrebbe essere uno che conosce profondamente la fisica, uno scienziato. No. È uno che racconta le favolette. Io il fatto che ho scoperto queste cose, ve lo dico per farvi capire che sono informazioni importanti che vanno divulgate. A me mi interessa divulgare queste informazioni, non voglio l'applauso. Io non voglio l'applauso, ma queste informazioni non possono perdersi. Queste informazioni sono un patrimonio dell'umanità. Questo è quello che bisogna capire. Però queste sono informazioni che sono il patrimonio dell'umanità. Ecco, adesso la domanda è questa. Vi sto sul cazzo perché io vi ho detto che io ho scoperto queste cose? Sono un vanitoso, uno che se la tira perché vi sto dicendo la verità? Rispondetemi per favore. Potete essere sinceri al 100%. Io poi non so chi darà valore a queste scoperte se non glielo dà manco io. Non lo so. Io non ho Rockefeller, non ho emittenti televisive che possono fare in modo che queste idee, che queste spiegazioni possano essere prese in considerazione. Non c'ho manco chi mi finanzia il canale YouTube, io non ho i soldi per finanziarmi più niente. Queste scoperte, questi pensieri, la religione, la fisica morirà con me. Questo era quello che volevo dirvi. E cercate di non far morire queste informazioni che vi do. Ok? Andiamo da sempre.